chiuso con il concerto del maestro Roberto Pasquini assieme all'Assemblea Sezione Aurea, il Festival Musicale Internazionale della Fondazione Ivan Bruschi, giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. Abbiamo questa serata dedicata, secondo me, al più grande compositore di tutti i tempi, che è Mozart, Wolfgang Amadeus, che nella sua vita ha dedicato molte opere al flauto, non solo ovviamente la famosissima opera al flauto magico, insomma, dove il flauto è un po' il protagonista della catarsi di Tamino, ma anche opere per flauto, quartetti, e in questo caso abbiamo tutti i concerti stasera, per flauto e orchestra, con orchestra da camera, chiaramente visto la location abbastanza piccola, sono dei piccoli gioielli che veramente penso il pubblico potrà apprezzare. Il famoso gruppo di musicisti si esibisce su strumenti originali. Sono suonati strumenti ad arco con le corde di budello e l'arco dell'epoca, che era un arco abbastanza diverso, appunto con una curvatura al contrario rispetto a quella dell'Ottocento, quindi hanno un suono molto più dolce e diverso. Le sale della Fondazione Ivan Bruschi hanno ospitato in tutto 6 concerti che, come da tradizione, hanno portato in città giovani musicisti di livello internazionale e vincitori di prestigiosi premi. Grandissimi nomi di ragazzi, giovani, vincitori di concorsi internazionali, abbiamo avuto sempre tutto esaurito, questo intanto è comunque un segnale importante, penso, per la città. Tantissimi anche appassionati che sono venuti da fuori, turisti, appassionati di musica internazionale, e tra l'altro noi abbiamo avuto alcuni concertisti che sono venuti solo da noi.